rugby, avremo la nazionale under 19 di rugby e quindi è veramente un evento importante, soprattutto in un momento in cui stiamo cercando di rappresentare, di dare degli esempi di sport sociale, ecco, di sport come momenti di condivisione, di sport come rispetto delle regole, ma anche, ecco, appunto, come socialità. E quale sport più del rugby, con il terzo tempo che conosciamo tutti bene, dimostra evidentemente proprio questo elemento dello sport, e quindi di conseguenza, ecco, sicuramente rientra nelle nostre iniziative per la candidatura di Napoli a capitale europea dello sport, perché appunto è questo il senso che vogliamo dare, uno sport che innanzitutto a 360 gradi, quindi tutti i tipi di sport devono essere conosciuti e resi disponibili soprattutto ai nostri ragazzi, ma poi anche agli adulti, e lo sport deve aiutare, deve contagiare i nostri ragazzi, deve aiutare soprattutto a recuperare quelle forme di benessere fisico e psichico che evidentemente mancano a molte persone e soprattutto nella nostra città, e che poi danno luogo a episodi di violenza o comunque di degenerazione, che sono purtroppo molto numerosi. Il grande rugby è di nuovo a Napoli, con la partita Italia-Francia Under 19 a Bagnoli, sabato prossimo 9 dicembre alle 15 nell'ex base NATO. L'Amatori Napoli ospita la nazionale italiana al Villaggio del Rugby, primo evento internazionale dopo la nomina della città a capitale europea dello sport 2026. È la prova che Napoli può attirare come città questi eventi. La Francia è venuta da noi a fare un raduno e la federazione ha approfittato per organizzare questo incontro, che è importante perché è proprio una ripresa per noi e per anche il nostro territorio, che fa tanto fatica a fare sport. Il Villaggio del Rugby è una realtà, abbiamo fatto l'Universiade, è già venuta la Francia all'Under 20 campione del mondo, insomma siamo già conosciuti e vorremmo sempre di più che questa struttura possa essere aperta a questi incontri internazionali. Siamo pronti, siamo prontissimi e saremo pronti in futuro, perché sia come Federazione Italiana Rugby che come CONI stiamo lavorando veramente tanto. Ci sarà la ristrutturazione del Collana e vi do uno spoiler: il presidente federale Marzio Innocenti ha già dato disponibilità per l'inaugurazione con una partita della nazionale italiana maggiore, quindi un test match ufficiale. Abbiamo appena recuperato il campo, grazie anche all'Arus e al CONI, il campo di Afragola, che era un'opera incompiuta, c'era un contenzioso importante, è stato risolto, e c'è anche un progetto di riqualificazione per l'Albricci che verrà totalmente ristrutturato e poi sarà un centro federale nazionale.